Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, come ogni giovedì, vi porto qui sul canale la preview della nuova squadra che andrò ad utilizzare in questa Weekend League, assieme anche a quelle che sono nuove tattiche ed istruzioni per un modulo che possiamo definire un po' esotico, soprattutto per quelli che sono i miei standard, ma visto che insomma, come ho detto più e più volte, ormai siamo arrivati in una fase del gioco in cui conta solamente il divertirsi e cercare appunto di godere di questi ultimi scampoli di FIFA 20. Voglio cercare di provare qualcosa di estremamente nuovo e che non si è visto durante quest'anno. Quindi, senza perderci troppo in chiacchiere, vi faccio vedere subito quelli che sono i nuovi innesti all'interno della squadra. Per chi in passato si è perso i precedenti video, vi faccio vedere anche quelli che sono i giocatori che comunque invece hanno trovato una conferma. E poi passiamo direttamente alla spiegazione del modulo con le tattiche e le istruzioni. Quindi, come potete vedere, in porta si riconferma ormai il sempreverde Ter Stegen Tots, che continua a essere a mani basse per me il portiere più forte del gioco, insomma, senza alcun tipo di dubbio. Per quanto riguarda terzino destro abbiamo il buon Semedo e De Ligner, anche qui insomma qualità e quantità, oltre alla possibilità non di poco conto di poter dare dell'intesa verde sia ai vari De Jong che Messi, e insomma una buona fase di difesa abbinata ad una buona fase anche offensiva lo rendono per me uno dei top lì a destra. Difensore centrale troviamo la prima new entry, ossia il buon Raphaël Varane, che va a sostituire il buon Militão 90 Flashback, che durante questa Weekend League è stato bellamente scartato perché ormai veramente non se ne poteva più, ne facevo più a vederlo, raga. Una roba indecente. Ho giocato col buon Diego Carlos 86, che ha fatto la sua figura alla grande, devo dire la verità, pulito come al solito, tanta tanta roba. Ma per questa Weekend League voglio andare a testare il Varane nella sua versione TOTS. Lo vedete qui sperimentale perché insomma sono giocatori che mi potrò permettere dopo aver venduto delle carte più i premi di questa settimana, che si sperano siano abbastanza golosi e ricchi, visto che abbiamo i TOTS Ultimate appunto a disposizione. Varane, insomma, che ha delle statistiche che non hanno bisogno di essere commentate perché, insomma, in difesa è impeccabile, riceve anche un bel boost di aggressività che era magari un po' un problemino che aveva per quanto riguarda le precedenti versioni, quindi sono veramente curioso di andarlo a provare. Andando avanti troviamo il buon Sergio Ramos nella sua versione TOTS, che trova conferma, il capitano che, insomma, continua anche a sfornare reti, come potete vedere dalle statistiche: 3 gol e 5 assist per un difensore centrale, tutte fatte coi piedi, tanta roba. E insomma, questo sarà particolarmente utile perché mi potrà anche dare la possibilità di andare a fare uno switch, come vi mostrerò poi in seguito quando vi andrò a spiegare come ho intenzione di utilizzare il modulo prescelto. A sinistra troviamo invece Mendy Fultmas, col quale praticamente ci ho fatto una miriade di partite, quasi 1000, mi ha accompagnato per tutto l'anno appunto da Natale praticamente, insomma non ho intenzione di toglierlo perché con lui mi trovo veramente veramente da Dio. A centrocampo De Jong nella versione TOTS PIC ovviamente non si smuove, insomma rapporto qualità-prezzo è una carta fortissima che appunto nella sua versione gratuita quindi non toglierò mai. E spero che si renda particolarmente utile all'interno del modulo che andrò ad utilizzare. Nuova appunto new entry all'interno della squadra è il buon Viera Moments. Questo perché? Perché, come andrete a vedere voi sempre dopo, avevo bisogno di un pezzo da 90 che reggesse praticamente da solo il centrocampo, e Viera Moments penso sia la scelta giusta. Insomma, anche chi ha avuto modo di provarlo ultimamente ha detto che è veramente tanta tanta roba, quindi andando a giocare un modulo che è diverso dal 4-4-2 e quindi non ho bisogno di un giocatore rapido anche in fase di impostazione, lui credo sia la scelta migliore, spero di non rimanerne deluso. Poi troviamo il buon Ben Yedder che, come potete vedere, ha fatto insomma il bello e il cattivo tempo di Weekend League: 29 partite, 51 gol, 10 assist. E insomma, anche lui non ha veramente bisogno di presentazioni. Andrà a comporre reparto offensivo assieme al sempreverde Kenny,
che è tornato, pagato per una cifra irrisoria, 29 partite, 32 gol e 20 assist. Insomma, lui anche un giocatore, insomma, che mi ha fatto innamorare, ci ha fatto innamorare, che conosciamo ormai tutti e ormai non toglierò più perché è divertente da usare, ci fa gasare, ci fa emozionare, quindi a meno che non ritorni El Butra Butragueño a breve, credo che insomma rimarrò così fino alla fine, insomma, di questo FIFA. In posizione centrale troviamo il buon Messi, anche lui nella versione peak che ho praticamente da inizio anno, quasi 1100 partite con 600 gol e 400 assist, una roba clamorosa, e sicuramente andrà a ricoprire bene il ruolo che gli andrò a far fare. Mentre un giocatore che andrò ad adottare e ad adattare in una posizione un po', diciamo così, inusuale è questo Mané. Vediamo un po', se proprio non va, magari cerco di andare a sostituirlo con un AS un po' più difensivo, perché una volta che vi ho fatto vedere la squadra e andando a togliere queste carte sperimentali al volo, altrimenti non mi dà la possibilità di farvi vedere il modulo, eccoci qui, andando nelle tattiche personalizzate, vado a svelarvi che il modulo che ho intenzione di andare a provare è il 4-1-2-1-2 versione 2, ossia il rombo. Un modulo che sapete bene come ormai quest'anno è praticamente fuori meta, visto appunto lo stile di gioco lento e ragionato che FIFA 20 richiede, e ho deciso di provarlo con stile di difesa pressing una volta persa palla, ampiezza 5 e profondità 10. Qua probabilmente qualcuno dirà: va bene, Riberoschi ha perso totalmente il cranio, perché è passato la settimana scorsa da giocare con ripiega 4-1 a dirci cazzo dobbiamo stare tutti quanti dietro barricati, a giocare con pressing una volta persa palla con 10, raga. Ma come vi dicevo, ormai il lato divertimento credo sia l'unica cosa che ci può spingere a giocare a questo gioco, l'unica cosa che proprio ci deve dare quella spinta a dirci: diamine, voglio fare una partita a FIFA, voglio farla però cercando di divertirmi. Io credo che un modulo del genere, che ti può dare la possibilità di recuperare palla alto e poi di ripartire in maniera molto veloce, sfruttando appunto quelli che sono gli inserimenti dei giocatori davanti, può insomma darci una nuova verve, una nuova linfa. Per quanto riguarda lo stile d'attacco, ho scelto equilibrata 4-4, ho failato, perché con Rombo preferisco che la squadra sia un po' più stretta e i giocatori siano più vicini tra di loro per scambiare per bene. Qui, oltre equilibrata, volendo si può andare anche ad utilizzare manovra veloce, insomma sta un po' a voi e sta un po' anche alla partita, che magari se il gameplay è parecchio marcio, con manovra veloce rischiate di spaccare troppo la squadra, quindi sicuramente delle tattiche che non sono semplicissime da utilizzare, perché sarà un attimino ambiguo giocare con 10 di profondità, però secondo me potrebbe funzionare, potrebbe esserci del divertimento nascosto all'interno di queste tattiche. Per quanto riguarda invece le istruzioni, per quanto riguarda i terzini, sono le standard, resta dietro in attacco, ma quando avete la necessità potete anche mettere partecipa all'attacco a uno dei due, o addirittura a tutti e due, o lasciarli liberi se magari avete bisogno di un po' più di supporto in fase offensiva. Per quanto riguarda il medianaccio, quello puro e unico che appunto giustifica la scelta di Vieira Moments, abbiamo resta dietro in attacco, copertura al centro, intercettazioni lascio normali, ma altrimenti potreste anche mettere aggressive. Insomma, è abbinato però ad intercetta le linee di passaggio. Io preferisco così perché sapete che difendo in maniera abbastanza manuale. Mané adattato mezzala assieme a De Jong potrebbe essere un problema, ma vedremo come gestirlo. Comunque, per quanto riguarda le due mezze ali, le lascio così su predefinito con copertura al centro. Ma qualora avessi bisogno di un po' più di supporto, metterei ovviamente a Mané avanza in maniera tale appunto da sfruttare quella che è la sua verve offensiva, maggiormente rispetto a De Jong, chiaramente. Per quanto riguarda il COC, che è il buon Lionel Messi, abbiamo rimani in avanti. Per quanto riguarda invece le due punte, qui io scelgo di utilizzare su entrambi fai salire la squadra, che in inglese sarebbe target man. Questo cosa vi comporta? Vi comporta che i due attaccanti si ritrovano spesso in posizione centrale, spesso più o meno all'altezza del dischetto o anche un po' prima per venirsi a prendere palla, e quindi quando soprattutto ricevono il pallone sono in grado di potersi girare destra-sinistra, soprattutto sfruttando il 5 piede debole di entrambi, e poter calciare in porta. Altrimenti si può anche fare una scelta opposta, ossia mettere, fai salire la squadra a uno dei due e all'altro inserisciti alle spalle, o ancora
si può anche decidere di andare a mettere inserisciti alle spalle a entrambi. Insomma, a seconda di quelle che sono le vostre caratteristiche di gioco. Per quello che mi riguarda, io andrò a provare così con fai salire la squadra su entrambi e vediamo quello che insomma ne viene fuori. Quindi nulla raga, per questo video è tutto. Spero che queste tattiche insomma vi abbiano almeno solleticato la fantasia. Fatemi sapere se le proverete. Un salutone a tutti quelli che la settimana scorsa hanno detto che era un fallito perché utilizzavo uno di profondità che poi ho usato anche poco perché non mi ci trovavo proprio, perché io appunto difendo in maniera molto aggressiva e veramente è stato un dramma utilizzare quell'uno di profondità. Vediamo se cosa direte. Stavolta direte che sono un malato a usare 10, ma vi voglio bene anche a voi. E niente raga, grazie a tutti per la visione di questo video. Ci vediamo come sapete ogni giorno live insomma su Twitch. E nulla, aspetto qui prossimamente e voglio sapere quanto avete fatto, se avete utilizzato queste tattiche. Un saluto, raga. Peace.